Abbiamo fatto metà della fatica. L'altra metà è più faticosa della prima. Ripeto, la vecchia guardia è abituata a queste mazzate, ma i giovani, cioè quelli che da poco seguono queste conversazioni, forse si saranno trovati un pochettino così, tra il felicemente stupiti e il dolorosamente torturati. Abbiamo cercato dunque in questa prima parte di capire che cosa significa tu santifica, tu rendi contaminante di vita, questo abbiamo capito. Adesso vediamo cosa si nasconde dietro a quel il tuo nome. Siamo alla linea 86. La domanda semplice è: quale nome? Se noi fissiamo la nostra attenzione al contesto immediato del testo, il nome è Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, Santo Cielo. Il nome è Pater. Però d'altra parte sappiamo anche che il nome di Dio per gli ebrei era uno solo. Venivano poi adoperati tanti altri nomi per indicare Dio. Elohim, Adonai, El Elyon, und so weiter. Ma erano sempre forme per evitare di pronunciare il nome di Dio. Come la forma passiva del verbo era un altro modo molto elegante per non pronunciare il nome di Dio. Sia santificato il tuo nome, invece di dire tu Dio santifica il tuo nome, si faceva il passivo e non si nominava nessuno perché era sottinteso. Dunque, noi abbiamo due possibilità di indagine, sapendo che queste due non sono alternative, cioè o una o l'altra, ma sono complementari. Partiamo con la parte meno conosciuta, che è il nome di Yahweh. Dunque, prima di entrare dentro nell'uso di questo nome, cerchiamo di capire come nella storia della lingua ebraica, non parlo del concetto per il momento, ma proprio nella storia della lingua, nell'uso, la parola nome è molto interessante e andiamo a esplorare un profeta che rappresenta il culmine del cosiddetto ebraico classico, che sarebbe il profeta Ezechiele. Due sono gli scritti, tre sono gli scritti che rappresentano il periodo classico dell'ebraico: il Deuteronomio e la storia deuteronomistica. Per storia deuteronomistica si intende Giosuè, Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Questo è il primo scritto. L'altro è Geremia e il terzo è Ezechiele. Sono i tre grandi medaglioni che rappresentano l'ebraico classico. Cicerone, Tito Livio e Virgilio. Mi spiego? Questo è l'equivalente. Ezechiele, come adopera questo vocabolo? Siamo alla linea 90. Ezechiele cerca di spiegare, dunque è un profeta che è in esilio a Babilonia insieme agli altri ebrei, e cerca di spiegare agli ebrei perché si è in esilio.
Perciò annuncia la casa di Israele, così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele. Questa frase è per una parte tremenda, per l'altra è un sollievo. Modestia a parte, io faccio la parte di Yahweh, voi fate la parte degli ebrei. Noi facciamo un patto, io vi do, voi mi date. Se io non vi do, io sto rompendo l'alleanza. Se voi non mi date, siete voi che rompete l'alleanza. E quando l'alleanza è rotta, l'altro partner non è tenuto a niente. È totalmente svincolato da ciò che è stato sottoscritto. Israele manca l'alleanza, non dà a Dio ciò che aveva promesso di dare, e quindi l'alleanza è rotta, e quindi Dio non è più tenuto a dare a Israele ciò che aveva promesso. E Dio dice, io agisco non perché voi lo meritate, perché tanto avete rotto l'alleanza, io non sono tenuto a niente. Però io lo faccio, dice, per amore del mio nome santo. Tenete presente l'aggettivo. Nel mio nome pieno di vita. Che voi avete reso senza vita. Andate alla linea 54. Profano si oppone a santo. Ci siete? Allora, io agisco per amore del mio nome santo che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti, babilonesi. Io, non voi, io santificherò il mio nome grande profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia capacità di contaminare vita in voi davanti ai loro occhi. Questa affermazione, naturalmente se noi la leggiamo in italiano, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi, non so che cosa pensiamo, una nuvola d'incenso che puzza per tutta Babilonia e tutti dicono questo è Yahweh. No. Testo ebraico, che noi leggiamo in italiano, dice esattamente quando mostrerò la mia capacità di dare vita, di contaminare di vita voi davanti ai loro occhi. Ma se uno parla così, vuol dire che i suoi destinatari sono morti o sono considerati tali. Lasciate la linea 94 e fate un salto alla linea 100. Questo è un colloquio che il profeta ha con Dio. Come l'abbia avuto, che ne sappiamo noi. Hanno bevuto il caffè insieme oppure è stata un'ispirazione interiore? Non lo sappiamo, neanche non ci interessa. Figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Cioè Dio ha preso Ezechiele e gli ha detto guarda, gli ha mostrato una visione, un'enorme valle piena di ossa. E poi Dio spiega al profeta, dice, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti.
Questo era il pensiero degli ebrei a Babilonia, dicendo: come popolo siamo finiti, scompariremo, nonostante Dio ci abbia detto che il nostro popolo non scomparirà mai. E allora Dio dice al profeta: perciò profetizza e annuncia loro. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, popolo mio, cioè quando vi ridarò la vita. Uscendo fuori dal linguaggio simbolico, quando vi restituirò la libertà e tornerete a Gerusalemme. Farò entrare voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Ezechiele aveva visto questa valle di ossa, poi Dio interviene, le rimette in sesto. Yahweh potrebbe essere il padrono dei fisiatri. Poi comincia a costruire i muscoli, la pelle, e poi fa passare il suo ruach, il suo spirito, e diventano esseri viventi un'altra volta. E poi Dio spiega al suo profeta questa visione che ha avuto, e la spiega così: un popolo è in esilio, morto. Dio dice: io interverrò nella loro storia e li riporterò a Gerusalemme liberi. Adesso tornate per cortesia alla linea 94 e capite che cosa significa quando mostrerò la mia santità, la capacità di dare vita in voi davanti agli occhi di coloro che vi hanno ridotto in schiavitù. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua piena di vita e sarete piene di vita. Fate la traduzione mentre leggete, perché voi siete condizionati dalla purezza sessualità. Cancellatela. Io vi renderò pieni di vita, togliendovi da tutte le vostre mancanze di vita e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere, finalmente esce fuori il vocabolo misterioso, secondo le mie leggi, e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Questi due brevi brani di Ezechiele che abbiamo letto dicono molto. La prima cosa, esprimono un concetto che abbiamo già conosciuto nella prima parte della nostra conversazione. Ma la cosa che ci inquieta è che è Dio che santifica il suo nome. Se andate alla linea 92, versetto 23, è chiarissimo. Prima persona, singolare. Io santificherò il mio nome grande. Io, non voi. E quindi l'esame che stiamo facendo sta correndo per il binario giusto. E secondo, avete notato che questo rendere contaminante di vita il suo nome è proprio un'operazione storicamente molto concreta, addirittura è databile, 538 avanti Cristo. Arriva Ciro con i suoi persiani, manda a gambe all'aria l'impero babilonese, e la prima cosa che fa, la prima,
spedisce a casa gli ebrei. Gli ebrei l'hanno visto come una grande provvidenza e quindi come un adempimento delle profezie sia di Geremia prima di Ezechiele poi. Noi biblisti che abbiamo sempre una visione laica delle cose, diciamo sì, è vero. Geremia l'aveva profetizzato, il Deutero Isaia l'aveva profetizzato, Ezechiele l'aveva profetizzato, Ciro l'Acmenide lo compie. Però di fatto Ciro aveva tutto l'interesse a mandare a casa gli ebrei. Perché gli ebrei, ricchi di questo regalo, libertà dalla schiavitù babilonese, erano grati a Ciro. Ciro fornisce e loro ricostruiscono Gerusalemme fra mille difficoltà, per l'amor del cielo. Però Gerusalemme diventa una città-fortezza. Ed era la garanzia a sud dell'impero persiano, perché Gerusalemme sarebbe stato una specie di fortilizio invalicabile per le forze egiziane che avessero voluto invadere l'impero persiano. Quindi, sti profeti, per davvero sono profeti? O sono delle persone politicamente acutissime? Sono questo e quello. Sono persone, i profeti sono persone che vivono tutta la drammaticità del loro tempo, ma hanno una capacità unica di vedere lo scacchiere generale e di capire in anticipo come andranno le cose. Non è sempre umano questo. Ci occorrerebbe qualche profeta a Montecitorio. Dunque, Dio santifica il suo nome, per amore del suo nome farà tutto questo, ma questo nome benedetto, che cos'è? E allora, facciamo la fatica di andare alla linea 107. Chi vuole l'ebraico ce l'ha, chi vuole il greco ce l'ha, chi vuole il latino ce l'ha, chi invece dice no, io vado in pantofole e mi basta l'italiano. Perfetto. Proviamo, senza perdere eccessivo tempo, ad esaminare, leggendo in italiano, ad esaminare prima la linea 3, poi la linea 7, poi la linea 13. Leggiamo il testo. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono, mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei nostri padri, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Fin qua ci siamo? Bene. Adesso, piccola ernietta cerebrale, andiamo alla linea 3, colonna di sinistra. Non occorre che sappiate ebraico. Basta che fissiate bene il testo. Notate che sulla destra il primo disegno è uguale al terzo disegno, cioè la prima parola è uguale alla terza. Osservate, è la fotocopia. Quella N maiuscola è un niente, l'alef è una gutturale che non si pronuncia. Sotto avete tre puntini, è una E.
Poi avete un rettangolo senza base e un H. I due puntini verticali sono una S minuta. Poi avete una specie di apostrofo e una I, tre puntini sotto un'altra E e poi un H. Heye. La seconda parola, avete sempre quella N maiuscola che si chiama Aleph e non si pronuncia. Sotto avete una A breve, lineetta con due puntini. Poi avete il Shin, quella forca con il puntino sulla destra, e tre puntini sotto che sono una E. L'ultima letterina, che sembra una tettoia, è una R, un Resh. Si legge Asher. Heye, Asher, Heye. Ci siete fin qua? È intraducibile. Ma don Renato, noi traduciamo io sono colui che sono. Tua nonna. Poi lo vedremo. Quando nel terzo secolo avanti Cristo traducono in greco, cosa fanno? Pastrocchi. Questo lo potete seguire con più tranquillità, anche se non avete studiato greco. Ego, non occorre tradurlo, io. Eimi, sono. O, articolo, il. On, è il participio presente del verbo essere. La traduzione di ego, eimi o on sarebbe io sono il ente. In italiano non si può dire nyan, forse in latino si poteva dire, ma in latino non suonava bene. Allora cosa fanno? Ego sum qui sum. Io sono colui che sono. Però capite che questa traduzione greca ha infilato dentro a palate la metafisica aristotelica in ambito ebraico. Perché il greco, se avesse rispettato l'ebraico, doveva essere ego eimi os eimi. Parlo arabo? Cancellate. Concentratevi. In ebraico voi avete il verbo essere all'inizio. A metà avete il pronome relativo e poi tornate a avere lo stesso verbo essere alla fine come all'inizio. Ci siamo? Sono chi sono. Questo è l'ebraico. Ma non è così, lo vedremo dopo. In greco hanno infilato dentro quel ego che in ebraico non c'è. In ebraico non c'è ani e neppure anoki. Io non esiste in ebraico, in questo testo. Invece il greco lo ha infilato dentro, quindi c'è un abuso. Poi avete il verbo essere, eimi. Riuscite a leggere eimi? Ecco. Se il traduttore greco avesse rispettato il testo ebraico, avrebbe dovuto scrivere eimi, poi non l'articolo o, ma avrebbe dovuto mettere il pronome relativo os. E poi, invece di on, participio presente del verbo essere, avrebbe dovuto tornare a mettere eimi un'altra volta. Eimi, os, eimi. Questa sarebbe stata la traduzione dell'ebraico. Mentre invece nel mondo greco una dicitura del genere era assurda rispetto allo schema mentale della metafisica aristotelica. E quindi ci hanno infilato dentro il participio presente. Io sono l'ente, che da noi suona molto imps.
ma nel mondo filosofico l'ente è l'essere supremo, insomma. È il motore immobile di Aristotele, capite? Quindi i greci, gli ebrei greci, hanno tradotto il concetto, non hanno tradotto le parole. Già loro avevano capito che questa era la vera traduzione, solo che l'hanno fatto seguendo lo schema culturale greco, che non è presente nel mondo semitico. Il mondo semitico non ha la metafisica. Questa è la prima osservazione.